Initially boxing, training like a football player and training like a soccer player. Ah, il calciante è già una figura. Easy there going, man. It's your fucking name here. Get you another goddamn video, man. Hey, look, huh? Gang members, man. You guys can tell from the title of this video. I heard about a sport that is like a combination of MMA, soccer, and rugby. Basically, I don't know what it's like. I haven't watched anything, but like I did my research, I googled. Someone requested it, obviously, and told me like, oh yo, this is the most dangerous game of football. I react to this video, blah blah blah. So I went and googled what Calcio Storico is, and the pictures and little clips I've seen. Oh boy, I don't know what the fuck is that. I don't know what kind of barbaric movement or barbaric sport that is, but that shit look bloody as fuck. But look, I'm very excited about this video. I actually want to see this. I like finding out about new sports. But ayo, let's go ahead and jump straight to this video. We got the most dangerous game of football, okay? Calcio Storico. Let's see what he's talking about. You did? By the way, I put a video to 1.5 speed faster. Oh, they got copper leaks too. But I put it to 1.5 speed faster. So like, if you're watching this video, it's faster than what it is on YouTube. So we're not like wasting time, just, you know, like things like this. So of course there's violence. Not for me at least. Literally boxing, training like a football player and training like a soccer player. Ah, il calciante è già una figura vista ovviamente dal Fiorentino, visto come un allenatore. By where? In the Florentino? Può essere una. Ovviamente dal Fiorentino, visto come un allenatore. It's not by the Florentines. Is that like a country, a state in France or something? Installa fuori, può essere una cosa, diciamo, da spazio. A volte ci si pensa che è un po' sicuro. Mi chiamo Alessandro Pagliazzi e gioco per i Verdi di San Giovanni. Inizio Valerio, gioco lì. Sì, a play for the Whites. Alessio, faccio parte della squadra di azzurri del quartiere di Santa Croce. The Light Blues of ok. Andiamo a vedere come ha iniziato a andare nel calcio storico. What? This game has been on since 1996? Le origini del calcio storico vengono dal Rinascimento, anche prima del Rinascimento, ed è uno sport che praticamente è sulla piana di Firenze iniziò già a vedersi in allenamento nei periodi che non c'era la guerra. Uno sport un po' diverso dal calcio abituale, però direi abbastanza simile, un po' più violento di quello che solitamente si fa il calcio normale, ecco. Questo è un beat more violent, nah nigga, that shit ain't no beat more violent, that shit is way more violent than American football. Nel tessuto cittadino, è uno sport che si pratica solo a Firenze, non esiste in altre parti del mondo che giocano a calcio. Clearly, because I never heard about it, not in America, not in Nigeria, never heard about this sport. Crea aggregazione fra le persone, il quartiere. Wait, let me see where this sport takes place. Florentines, where's that at? Let's see where Florentines is at. What is it, Italy? Is this in Italy? You guys gonna comment and tell me. I don't know, I don't wanna say something wrong, but like apparently Google says in Italy. If I'm correct, you guys let me know in the comment, but la città si divide in quattro colori, bianchi, azzurri, rossi e verdi. Sono suddivise nelle quattro chiese più importanti e grandi della città. Quindi diciamo le zone più importanti di what? E quando c'è questo grande appuntamento tutti sono felici e contenti di poter assistere a un evento un po' particolare e diverso, però molto molto attraente. Calcio costume c'è un rispetto per tutte e quattro colori, perché poi alla fine siamo tutti di calcio costume, anche se poi non ci si può vedere tra colore e colore, tra quartiere e quartiere. Diciamo per l'orgoglio tuo personale, per il quartiere, per rappresentare Firenze, comunque per dare un qualcosa a te, per rendere un qualcosa di tuo alla città di Firenze. Perché è una passione che ti porta ad avere la gloria per Firenze, la gloria per il tuo quartiere, una cosa viscerale che non riesci a farne a meno. Quindi il tuo rappresentare il tuo quartiere all'interno di un colore è il massimo, perché puoi rendere un qualcosa ai tuoi tifosi, al tuo quartiere, ai tuoi compagni, soprattutto di squadra, giocando una partita. La vittoria finale alla fine non è importante, è l'orgoglio fiorentino, l'orgoglio di essere liberi di Repubblica, veramente. Alla fine, okay. da tutto a niente, no? Il bello è questo. I wanna see them playing. Ognuno ha la sua famiglia. Is this video all about them talking? I wanna see them fight. A ritagliare sempre un po' di tempo per questa passione.
e ci mettiamo anima e cuore e corpo, tanto, perché prendi un sacco di botte, le botte sono gratis, quindi te le prendi sempre, soldi non le prendi. Ci si fa male, they don't get paid for it. Ci si allena, ci si stanca, però viene fatto tutto questo. Damn, this is sick. This is sick. I don't know what the fuck they thinking when they created this game, but it's right here. Le botte sono vere e fanno male. Sick. Per il Fiorentino scendere in piazza Santa Croce e giocare a calcio storico è un onore. È veramente un onore. Visto da calciante, quando passi quel cancello... You better, if not you're gonna get smacked the fuck out of the field. Che fa parte dell'essere umano, ed è giusto che ci sia. La paura di sbagliare, di non far bene, di farsi male, tutte queste cose qui. Anche se a molti può sembrare violento, a molti può sembrare strano il calcio storico. So, so each member of the team is just fighting each other. So how do they score? Like, I want to really understand the game. In partita per giocato. E l'emozione è sempre la stessa, l'adrenalina è sempre la stessa e la paura è sempre la stessa. Perché chi non ha paura non è un umano. Quando poi danno l'ordine di liberare la piazza e rimangono 54 calcianti e lì non esci. Lì dentro sei in quella gabbia e per 50 minuti ci devi stare e devi dare il 110%. Per te e per i ragazzi come te, perché principalmente siamo un gruppo, siamo fratelli. Da soli non si fa niente. Solo in quel 24 di giugno si divide un po', ma poi alla fine sono sempre uniti per un unico colore. Questo viola che unisce un po' tutti, anche i quattro colori si mischiano insieme. So does this game happen just once a year? I'm not mistaken, that's what I'm getting from this video. I think it happens once a year. Perché allo stadio siamo tutti fiorentini, siamo tutti insieme, tifiamo per la Fiorentina. Quindi anche con ragazzi di altri colori ci si trova allo stadio. No, in curva il calciante è sempre considerato bene, nel senso io parlo con uno delle 25 anni che ho un abbonamento in curva Fiesole. E lì, anzi, trovi anche gli altri calcianti di altri colori che tifiamo per un'unica squadra, che è la Fiorentina. Tifare per la Fiorentina è il secondo amore di tutti i fiorentini. Che siano donne o maschi, riesce a tifare prima di tutto perché a Firenze c'è soltanto la Fiorentina. E poi perché anche quello, come per il calcio storico, ti viene tramandato, è una fede che porta da padre e figlio il tifare fiorentino. E di conseguenza accomuna molto anche il calcio storico. Il calcio storico fa parte di Firenze. Come la Fiorentina fa parte di Firenze, il calcio storico fa parte di Firenze. Il calcio storico, diciamo, sono le origini del calcio. Sì, insomma, è abbastanza naturale come cosa. That makes sense. That makes sense to think this is where football started from. Realmente non secondo me non è mai stato proprio per bene. American football is very similar to this, but you can tell like the addition of the pads and all those things. Because back in the day, they used to have like a lot of pads, and like today, like the amount of pad they wear, you can tell they're trying to make the game easier and easier like to play. And I believe him when he says like American football actually originated from here. Like that makes sense to me. Spero che si renda conto veramente dell'importanza di questa cosa, quello sì. E se la sfruttano per bene è un valore aggiunto sicuramente. Il prossimo valore aggiunto. Cavolo, se ritrasmettiamo la grinta che abbiamo da aggiunto, diciamo che scrivete sì, per questa grinta. Bellissimo. Hey, I love that video. Okay, now we've learned a new sport. That's very interesting. I never would have in a million years would have thought about a sport like this. But look, I want you guys to go in the comments and send me like links. I mean if you put links in the comments it's gonna get blocked. So just copy the name of the videos and just paste in the comment below. Alright? I actually wanna see what the game or what a full game is usually like or like how it goes and what the atmosphere is really like. But I really like that. That's interesting to see. We learned something new today. You know what I'm saying? But hey yo man, not gonna dwell on that too much. You guys go ahead and bust and fucking have fun in the comments. If you enjoyed the video, smash the like button. You guys know what to be subscribed. You guys know what to do to beat the subscriber today. My fucking mouth is not fucking working this night. But go ahead and smash the subscribe button, smash the like button, tell a friend, stop playing the ball. Follow me on Instagram, let's go name, follow my other social media like you see. Bravo. Scan the snap codes, turn the post notifications on, tell me how the fuck your day going. You feel me? Love you guys so much, and I'll see you guys in the next video. Stay blessed, stay blessed, stay blessed, stay blessed. And smoke some weed. Alright. Hey. I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off?